Essere tra le prime quattro squadre d'Italia di sicuro per noi è stata una grande impresa e ci dà molto orgoglio. Quando sei bambino neanche riesci a pensare di arrivare a essere, quando sei grande, a puntare a uno scudetto per la Sampdoria, a essere a un passo comunque dalla prima squadra. Quindi essere qui a lottare per lo scudetto è un grandissimo orgoglio sia per me che sono sampdoriano, ma penso per tutti anche i miei compagni che, anche se non sono magari tutti sampdoriani, provano una grandissima soddisfazione. Sappiamo che stiamo facendo un'impresa che per la Sampdoria l'ultima volta era successa molti anni fa e continueremo su questa strada per vincere lo scudetto e fare un'altra grande stagione. Sono 11 anni che sono qua e sono il capitano di questa squadra, quindi un po' mi sono sentito in responsabilità anche verso i miei compagni di dover trasmettere i valori della Sampdoria e quel che vuol dire essere sampdoriano. Quando i nostri compagni, magari da fuori Italia o comunque da fuori Genova, sono arrivati qua, abbiamo cercato sempre di aiutarli perché loro si trovavano in un'altra situazione, in un altro momento della loro vita molto importante, e accoglierli e trasmettergli i valori che aveva la Sampdoria era molto importante. Quindi insieme a tutti i miei compagni di Genova, come Marrale, Giordano, Canovi, Gaggero, Doda, abbiamo cercato di trasmettere tutti questi valori ai nostri compagni e diciamo che ci siamo riusciti. Il punto di forza di questa squadra è sicuramente il lavorare durante la settimana tutti insieme verso l'unico obiettivo, che è arrivare la domenica a portare sempre 3 punti a casa. Non possiamo mai pensare di arrivare alla domenica e puntare a un pareggio, perché noi non siamo fatti così e durante la settimana proviamo sempre a vincere. Tutti noi ci siamo fatti trovare pronti, chi giocava di più, chi giocava di meno, e infatti nelle ultime partite si è proprio visto che anche quando il mister faceva i cambi, chiunque entrava ci metteva lo spirito giusto e riusciva a cambiare la partita. Quindi il nostro risultato non è fatto solo da chi ha giocato di più, ma anche da quelli che hanno giocato di meno, che hanno dato il loro contributo. Di mister Tufano c'è molto quest'anno, perché anche quando i risultati non arrivavano lui ci ha sempre trasmesso tranquillità, ci ha sempre trasmesso la giusta voglia di vincere e ci ha cambiato proprio mentalità rispetto agli altri anni. Gli altri anni il nostro obiettivo era la salvezza, da quest'anno ci ha alzato l'asticella e è riuscito nel suo intento di creare questa squadra su cui nessuno magari puntava, ma che alla fine si è dimostrata forte. L'inizio è stato sicuramente difficile perché con le prime 3 partite non siamo andati benissimo. Poi questo campionato dopo 3 partite si è interrotto e abbiamo sempre continuato a lavorare e da una parte ci ha aiutato e i risultati sono visti, cioè siamo diventati più squadra. Ora abbiamo un feeling che magari all'inizio non avevamo. Dopo la pausa ci siamo ripresi e da lì abbiamo fatto un filotto di vittorie che poi si è interrotto solo nel girone di ritorno con 2 sconfitte, però siamo soddisfatti e quello che abbiamo fatto è sicuramente una cosa grandissima, ma dobbiamo continuare così anche nelle ultime 2 partite. Paradossalmente la partita chiave è stata la partita con l'Ascoli nel girone di ritorno per vinta 6-1, che arrivava dopo 2 sconfitte contro la Juventus alle spalle, e lì dovevamo decidere cosa fare, se puntare allo scudetto, comunque arrivare nelle prime 2, o accontentarci di fare un campionato comunque molto importante, però di non essere al top. E con quella vittoria probabilmente ci ha un po' indirizzato verso questi risultati, perché dopo quella vittoria abbiamo fatto altri risultati positivi e da lì abbiamo sempre fatto grandi partite. Ora andremo a Sassuolo, incontreremo l'Atalanta che ha battuto la Roma e speriamo di riuscire a fare un grandissimo risultato. Comunque l'Atalanta è una grande squadra, ma tutte le squadre che arrivano nelle finali sono squadre molto forti. In campionato contro l'Atalanta abbiamo fatto una sconfitta e un pareggio col gol di Di Stefano e ora speriamo di portarci a casa la vittoria, perché è quell'unico risultato che ci manca.